angolo vivace della città di New York c'era un individuo che ispirava rispetto e timore allo stesso tempo. Il lupo di Wall Street. Ma dietro il suo apparentemente inarrestabile successo si celavano segreti e curiosità che pochi conoscevano. Jordan Belfort, questo il suo nome, non solo dominava il mercato azionario con la sua astuzia, ma era anche noto per i suoi eccessi. Una curiosità che pochi conoscono è che Belfort aveva un talento naturale per la persuasione, che attribuiva in parte alle sue esperienze vendendo carne congelata porta a porta prima di entrare nel mondo della finanza. Ma non era solo un uomo d'affari astuto. Dietro le quinte, il lupo di Wall Street conduceva una vita di eccessi sfrenati. Le feste nella sua villa erano leggendarie e si dice che una volta abbia speso più di 2 milioni in una sola notte solo per divertimento. Una delle curiosità più sorprendenti è che, nonostante la sua fama di imprenditore spregiudicato, Belfort si considerava anche un filantropo. Dopo essere uscito di prigione, ha trascorso anni a condividere la sua esperienza e a mettere in guardia gli altri contro le trappole della finanza sleale. Ma alla fine, il lupo di Wall Street è stato catturato nella sua rete di frodi e manipolazioni. Una delle curiosità più sorprendenti è che, nonostante i suoi crimini, Belfort è riuscito a mantenere un certo fascino per molti, ispirando persino un film acclamato dalla critica, che ha portato la sua storia a un pubblico ancora più vasto. In definitiva, la storia del lupo di Wall Street è un affascinante intreccio di successo, eccessi, caduta e redenzione, piena di curiosità che continuano a intrigare e ispirare.